capire. Hanno il doppio di tutti i soldi che hai per far sparire il tuo bel faccino. Wow! E quindi un brindisi al tuo bel faccino. Cicci! Allora, signora, mi ha lasciato un poco di energia il mio collega qua, eh? E parliamo al lavoretto da spiegare il dettaglio. Un attimo, sono subito da voi, come? Da tutte e due. Ma certo, Jake! Sì, tranquillo, tranquillo, che dopo lo tocco, eh! Dai, non ti porto subito, non lo tocco! Ehi, Gianni, vai a stare con me! Ma neanche non mi posso ti fare lo sbuffone come le tue! Quello che fai non è veramente legale! E se tu sei nei guai, non sono nei guai! E non ho nessun rispetto a te! Rilassati, vedi, bravo. Non è la prima volta che accalabbiamo qualche ragazza raccontando di quello che facciamo. Io capisco perché sta bene. Ma voglio dire che tu... Vedi, ascolta, tutto quello che le donne vogliono sono due cose. La prima, l'azione. E la seconda, i piccioli. I piccioli! I soldi! Ah, i soldi, bravo! Vediamo il traffico, di cosa vuoi dire? Non lo so, Jake, ma... Dico, molto siamo arrivati a un limite, ma... Vuoi continuare per tutta la tua business esistenza a togliere la vita agli altri? Io non capisco cosa ti sia preso. Tom, la mia Ferrari che ci aspetta là fuori. E... Champagne! Oh, scusami. La mia assistenza non è misera. E adesso se mi vuoi scusare. Signore! Oh, Jake! Perché non ci racconti di quella volta che hai fatto fuori quel pezzo grosso in Italia? No, ragazzi, vuoi ancora quella storia là? Oh, sì, è così eccitante! Vedi, era quello che cercavo di dire. Non c'è scampo per te. Non c'è scampo, non c'è scampo. Scappa pure di sé. Non c'è scampo, non c'è scampo. Ah!
Grazie, è stato un consiglio fantastico.